Tra le varie attività pomeridiane al Minghetti c'è anche il Collettivo di Libera, nome di una rete di associazioni antimafia. Il Collettivo di Libera è un gruppo informale di studenti, aperto a tutti, che tratta argomenti di attualità legati al tema dell'antimafia, organizza momenti di discussione nelle assemblee di istituto e anche manifestazioni, come il 21 marzo, la giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Claxon è il giornalino non ufficialmente ufficiale della scuola. È composto da una redazione di circa 50 studenti di ogni età e di ogni anno. È in generale un'attività prettamente sociale, infatti come giornalino ci si ritrova spesso qua a scuola per socializzare, scrivere o addirittura stampare con la stampante dei professori. Si vende il giornalino ad assemblea, quindi socializzando con l'intera componente studentesca. E ci si ritrova anche una volta al mese di sera per una cena di redazione. In generale, appunto, ci piace definirci una grande famiglia, socializziamo molto e lo sviluppo dei nostri articoli, che non è limitato soltanto appunto a cronaca, ma a ogni genere, forma e campo, ogni soggetto, ogni tema, anche poesie, ogni forma di scrittura è ben accetta in Claxon, ci si ritrova spesso per discuterlo e in generale per imparare un po' a scrivere insieme, diciamo. Il nostro scopo è poi quello di essere in fondo ciò che fa rumore, come dice il nostro nome, e quindi la voce degli studenti. Uno dei collettivi che abbiamo a scuola è il collettivo Too Much, in cui parliamo di temi relativi al femminismo e alla comunità LGBTQ+. E diciamo è un collettivo abbastanza coinvolgente, infatti si parla di, facciamo diversi dibattiti, però agiamo anche e soprattutto diciamo è un collettivo abbastanza divertente perché oltre a discutere ci si diverte abbastanza, ascoltiamo anche della musica bella e tutto. E l'anno scorso abbiamo anche fatto attività proprio a livello pratico. Quindi sì, venite tutti a Too Much perché è un collettivo importante. Ma il Minghetti non finisce qua. Infatti a pomeriggio ci sono molti corsi a cui si può partecipare. Ad esempio c'è un laboratorio di arti visive, un laboratorio di scrittura creativa, un laboratorio di teatro, il club del libro, dei corsi di allineamento per le facoltà scientifiche all'università e anche i corsi di lingue. Inoltre la scuola offre dello studio assistito per chiunque abbia bisogno di ripetizioni o anche semplicemente di ripassare alcuni argomenti. Infatti i professori si mettono a disposizione per qualunque materia. Infine c'è il collettivo Minghetti, che è un gruppo di studenti, può essere chiamato da chiunque all'interno della scuola e tratta tematiche che vanno da problemi interni alla scuola all'ambientalismo, ad esempio Friday for Future. E da un paio di anni abbiamo iniziato a collaborare con i collettivi di altre scuole di Bologna e abbiamo fondato il collettivo interscolastico che serve a riunire le idee di tutti gli studenti delle scuole, diciamo, in modo tale da avere una partecipazione più ampia e una coscienza un po' più collettiva. E a questo punto direi che ti aspettiamo al Minghetti. Ciao! Ciao!